Questo team ha vinto un torneo in Giappone da più di 200 persone. È un team che fa danni, è un team con Regidrago, è un team figo. Lo proviamo insieme. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Siamo vicini agli 80k, via Vittoria, spacchetta il team, tanti progetti, premiateci. Magari con un abbonamento su YouTube è gratuito, nonché passate anche su Twitch alle ore 18 e anche lì, se volete portare il vostro mattoncino con un Prime o un livello 1, è il periodo giusto. Ma adesso partiamo, il team l'avete visto, voliamo direttamente in team preview, perché qui c'è da far danni, c'è da far win. Acquista titoli digitali a prezzi scontati su Instant Gaming utilizzando il link in descrizione. E buona visione. Allora, troviamo subito uno dei good stuff del team. Qui Regidrago lo dobbiamo un attimo mettere da parte per un semplice motivo. C'è da gestire un probabile Fluttermane, un probabile Iatran, infatti arriva un altrettanto probabile Assault Vest, quindi tanta difesa speciale Iron Hands, e anche un probabile Cresselia che può diventare Fairy. Quindi qui si parte in maniera diversa. Qui si parte con Mimikyu Urshi, con dietro Rilla e un Goldengo Specs che ci serve probabilmente. Allora, cari amici, io tento una carineria qui. Lui che mi fa? Terra Blast secca? Potrebbe? Terra Blast. Però poi se io Regidrago lui piglia Ligazzi. Io attacco. Vediamo se fa Terra Erba, Terra Blast. No! Predicta! Ma a noi si predicta più di lui. Però cazzo, quanto cazzo se la regge? E se la tanca? Abbiamo rollato male il primo. Gli altri due hanno fatto un buon danno. Sono andato layer 1 e sta premiando, ragazzi. Allora mi burnerà uscito. Mimikyu non ha solo il fantasmanto, c'è anche il fantasmapero. Ok, giù, però si prende il Rocky Helmet. Io vi dico la verità, non sono scontento di questo turno. Ma non sono per niente scontento di questo turno, perché andare layer 1 ci ha premiato, ragazzi. Ci ha premiato. Sto pensando già al dopo. Lui che avrà Cressul Salone, perché dobbiamo scegliere adesso quello giusto affinché si sia in un buono spot per il dopo. Cioè, se lui ha Cresselia Ursaluna può fare Alli Switch. Io se butto Goldengo e mi locco su alla ombra, lui volendo con Alli Switch me la può immunizzare su Ursaluna. Però è la cosa migliore, perché siccome non voglio dargli momentum, voglio killare Iatran con Urshifu che non può proteggere e attaccare di Shadow Ball di là. Casomai butto dentro Rillaboom. Pressione. Entrare di Rilla non mi cambiava niente probabilmente, perché avrei potuto fare mazzo legno nella slot di Iron Hands. Incorre in una terra grass pazza in culo. Ok. Quindi già primo piccolo rischio, ma comunque rischio. Quindi va bene così. Male male ho switch out di Rilla. Switch out di Goldengo dentro Rilla. Ok. Lui giustamente si lascia andare. Noi siamo Specs, quindi la Shadow Ball, anche qualora lui dovesse essere Assault Vest, ed è Assault Vest, dovrebbe fare il suo porco lavoro. Però aspettiamo, perché Iron Hands è l'uomo capace di reggere cose che alle volte altri non si sognano di reggere. Bene, doppia kill. Siamo un 3-2, però abbiamo uno Specs e uno Scarf loccati. Sono loccati probabilmente su due mosse giuste. Urshifu, ottimo per il nostro Rilla. Mele alato, altrettanto ottimo per il nostro Rilla. Io vi dico, faccio dentro lui. Posso etterare addirittura. Siamo Scarf. Teriamo. Teriamo Water e andiamo secchi su Flutter roba. Entra Rilla. Arriva l'erba. Arriva la nostra terra. Per primi, perché siamo Scarf.
potrebbe arrivare una Terra Water, attenzione, di Flutterman. Però Terra Water vuol dire ovviamente no Terra Fairy, no Terra Fairy vuol dire non output damage, non output damage vuol dire rilavu che può Rage. Terra Water sta prendendo piede sui Flutter, non sarei sorpreso. E infatti arriva. Però con la nostra Terra comunque lui prende un bel danno, eh? Va bene, va bene. Poi se non è Specs, ottimo. Se è Specs, altrettanto ottimo. Qui lui protegge. Lui era anche alto, ragazzi. Era un trecentino. Quindi non era uno scarzone, Master Ball, livello, scusate, Ultra Ball 10. Ci sai, non ha protetto. Lui ha overpredictato, ma noi siamo andati layer 1. E peraltro bisogna vedere qui cosa fa, perché se fa Dazzling, ma se fa fare l'ombra qui, noi si regge anche. Noi si straregge anche. Questo è un danno a Specs. Beh, ragazzi, la partita è virtualmente chiusa, perché noi abbiamo Bruciapelo di qua e Idroraffica qua. Lui lo sa e si arrende. Mazza che aggressività sto team. Ma non abbiamo ancora visto Regidrago, così come sono sicuro che qualcuno di voi non si è ancora iscritto. Fatelo, per cortesia. Ma andiamo adesso per il secondo game. Ora mettiamoci d'accordo, questo video probabilmente nella sua thumbnail avrà Regidrago, ma non l'ho potuto riportare, perché come potete vedere i signori qua mi vanno di cazzutamente acciaio più flutter a muzzo duro e noi li facciamo trovare usci. Però sto riflettendo, ragazzi, io potrei fare Terra Steel, però la Terra Steel io non la vorrei fare, vi dico la verità. Però io vi devo fare Terra Steel e Idroraffica. Lui Terra, un'altra Terra Water, sta a vedere. Ormai sono diventate comunissime. Sono il trend topic le Terra Water. Noi siamo andati su Isa. Noi siamo andati su Isa. Speriamo che non sia un Isa come quello di prima, e se l'è incredibilmente retta. No, questo dovrebbe venire giù. Però sto zitto perché tanto lo trovo Sidious magari, capito? No. Ok, 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 ok. Io avevo fatto una Terra qualora lui mi facesse Shadow Ball, capito, no, ragazzi? Trade, scambio bare. Scambiare Yetran per Urshifu può andare bene, visto che noi abbiamo Mimikyu, Goldengo e Rilla. Noi qui entriamo con Rilla, perché abbiamo anche un fake out a seconda di chi lui sceglie di entrare. Dragonite non può atterrare normale, quindi se fai Sandspit lo farà in maniera meno efficace. Se entra Shenpao, come può anche starci, noi gli si fa fake out. Entriamo magari con un Pokémon nella slot, eccolo lì. Voi foste nel nostro avversario, rischiereste Mekitrain fake out? Domandone. Predicto. Cioè io qui se faccio fake out Mekitrain, lui perde Shenpao senza passare dal via. Cosa attacca? Perché ci ho fatto fake out? Invece di fare mazzo legno, non volevo spaccarmi il manto. Terrei Rillaboom, vi dico la verità. Terrei Rillaboom in vita. Se Rillaboom non arriva a compimento del suo lavoro è perché lui ha fatto... Scusate, se Goldengo non arriva a fine turno è perché lui ha fatto Sacred. Entra Dragonite. Quindi, ottimo Gold.
dato un dragon che non può tirare normale. Quindi Mimikyu fa un buon lavoro. Qui è sublime, ragazzi. Stiamo giocando molto bene. Bella partita, eh. Solitamente i Dragonite si giocano Inner Focus ultimamente. Quindi si prende anche un Mach 3 intera. Bello grosso lui, eh. È il momento. È il momento. Specs, Terra, Steel, Mach 3. Prende una saccagnata lui. Te l'avevo detto. Tra l'altro mi va in range di Shadow Smith. Cioè, la godevole scioglievolezza di Lint proprio, ragazzi. Dovrei avere tutti e tre in range di Smith. Ma lui ha già atterrato. Ho una play che sembra essere abbastanza definitiva. Fake out Trick Room. Così. No, a posto. Switch contro Switch. Lui non mi può fare Terragosta su Chen Pao. Che bel video che sta venendo. Sto anche giocando benino, eh. Però siete voi quelli che si devono gasare, a colpi di mi piace, di iscrizioni. Fateci volare, ragazzi. Il 30% di voi guarda i video da non iscritto. Incredibile. Lui tenta la doppia. Anche qualora fosse entrata, grazie al fatto che noi abbiamo fatto Flick Room. Guardi, è finito. Perché Flutter e Dragonite sono fottuti. Io ora ho Shadow Sneak su Dragonite. Dice, perché non Play Rough? Perché Play Rough è miss. Shadow Sneak su Dragonite. E Tambor attacco. Tamburello. Che mi prende nei commenti questa citazione di Tamburello. Io gli do una limonata in bocca. Dai, un altro forfettino. Forfettino? No, facciamo un suo legno. Optiamo proprio per la violenza. Bene. Ragazzi, io non ho tirato fuori Regidrago. Metto un altro match. Je suis désolé, ragazzi. Dragonite Chien Pao con Flutter uguale non se vuole portare G-Drago. Il problema non è soltanto Flutter immunità Drago, è Sucker Punch, è extra rapido CB. È complicato. Molto. Io, raga, a lead possiamo dire di averla presa, onestamente, eh? Quindi mi perdonerete se nella pancia il Regidrago. Però il bello di questo team è che comunque Regidrago il suo lavoro lo sta facendo senza entrare in campo. Forza tantissimo la team preview dell'avversario. Bruciapelo su di lui, così se ne sta fermino. E leverei subito alle palle Chen Pao, per il quale, come potete vedere, ho dovuto tirare, e se no non sarebbe venuto giù. Togliere dalle palle Chen Pao per noi è fondamentale, perché vuol dire valorizzare in un colpo solo Rillaboom, ma anche Goldengo, che non si prende più i Sucker Punch, e quindi virtualmente è una terra che non pesa quella su Urshifu. Non so se mi spiego, non mi tolgo più la debolezza al buio, ma manca il motivo per la quale dovrei togliermela, perché l'ho ammazzato. Entra El Goldengo. Scusate, ma io lo doppio. Magari me la può resistere facendo terra water. Che le senti, Gold? Le senti, Good as Gold? Good as God. Ok.
Purtroppo mi sa che attaccherà prima lui, ma vabbè. Fulmine, 7 stacks. Salutiamo il nostro Urshi, che però, a mio modestissimo parere, il suo porco lavoro l'ha fatto, ragazzi. Eo. Il suo porco lavoro l'ha fatto. Capite? Aveva anche Goldengo. Cioè, non potevo portare Dragon Spam qua. Mimikyu. Vediamo chi entra. Io dico Flutter. Che fai? Non mi porti Flutter contro Regidrago? Ecco perché vi dico Regidrago fa... Sono sicurissimo sia Flutter. Invece Rigi. Vabbè. Non mi aveva portato. Beh, però è un Assault Vest. Ha senso. Noi dietro abbiamo Goldengone, eh. Non starei a mettere... Non starei a mettere... Spiritum. E qui, signori, entra in campo lui. Il Bitorzolo. ...90% di play rough. E ovviamente non va. Avevamo vinto la partita, ma va bene così. In realtà va bene il cazzo, però che vi devo dire? Che palle! Qui intanto gliela leggiamo male. Che palle. Un drop in attacco. Gliel'abbiamo letta veramente badly, ragazzi. Sapete che secondo me lui la regge, la furtibomba. Fanculo. Lo sapevo. Tutte ce l'ha. Tutte ce l'ha. Anche battipiedi c'ha. Anche battipiedi. Però si prende il Rocky Helmet, cari amici, e si prende un Make It Rain Specs da resist, ma su un Pokémon che non ha grandissima difesa speciale. GG. Che partite. Uno dei video con la qualità delle giocate secondo me migliori. È vero, abbiamo tradito la thumbnail. È vero, non è entrato Regidrago, ma Regidrago, mangiando i popcorn, ha comunque fatto il lavoro in team preview per noi, per Goldengo, per Mimikyu. Tutti i Pokémon che danno noia a Regidrago spaccati da Mimikyu. Signori, lasciate mi piace, soprattutto iscrivetevi, nonché passate live. Bello vedervi live su quello viola. Francesco Pardini, VGC. Ci vediamo là. Ciao a tutti.